E dall'altra parte, leghista forever, possiamo dire, Roberto Calderoli, figura di prestigio del Movimento e del Senato anche, e che è peraltro, lo diciamo subito, come sappiamo, l'autore di quella legge elettorale precedente che lui stesso definì una porcata, da qui Porcellum, lo fece in una mia trasmissione. La Quindi... legge quando si scrive una porcata, glielo dico francamente. Ha sentito bene? È una porcata. La scritta lei è una porcata. Sì. Beh, quando uno fa una porcata e non se ne rende conto è un altro tipo di riscontri. Quando uno lo fa volutamente per mettere in difficoltà una destra e una sinistra che devono fare i conti, non rispetto alla loro gestione del potere, ma rispetto al popolo, che è quello che vota. E stavolta i conti se lo dovrà fare. Ma non le dà un po' fastidio che la legge elettorale che fece Mattarella resti nota come Mattarellum, la sua Porcellum? Non è un'ingiustizia? Ma vede, il Porcellum l'ho chiamato io, quindi cioè perlomeno ho la paternità e il giudizio lo posso credo. Era una sua trasmissione, quindi vede che il maggior censore della propria legge sono stato io. Ripeto, io credo che il Mattarellum fosse una discreta legge, però è anche vero che nessuno l'ha mai esaminata a fondo. In una mia trasmissione, quindi... Ma la cosa proprio ti appassiona perché non smetti di ricordarla ogni volta. Beh, per dimostrarti che me lo ricordo ancora.